Siamo alla vigilia della pronuncia della consulta sulla legge elettorale. Quali scenari politici si aprono? Ma noi fin dal principio, dall'esito referendario, proprio la notte stessa, abbiamo detto chiaramente che bisognava portare al voto gli italiani, prima possibile. E il metodo più veloce era quello di aspettare la sentenza della Corte Costituzionale e applicare le decisioni della Corte Costituzionale alla legge elettorale che ne veniva fuori, perché quella che verrà fuori è una legge elettorale mondata dalla incostituzionalità. Quindi applicare quella anche al Senato e andare subito al voto. Questa era la nostra posizione e rimane quella. Gli scenari poi sono quelli di partiti in difficoltà che ormai si aggrappano a qualunque speranza per allungare il tempo che resta per loro, quindi cercano di arrivare al traguardo del 2018, forse vorrebbero anche allungarlo. Però in realtà non sappiamo che quale sarà, come sarà la pronuncia della Corte, e sicuramente dalla sentenza non uscirà una nuova legge, quindi sarà necessario aprire una trattativa tra le forze politiche e naturalmente verificare anche i tempi di questa cosa, non è così? Beh, in genere da giurista ci sono alcune possibilità di capire l'orientamento della Corte. La Corte già si è pronunciata sul Porcellum, quello precedente, quindi quello per quanto riguarda liste bloccate, premi di maggioranza esagerati, sicuramente c'è un orientamento che mi sembra difficile che la Corte possa smentire. Peraltro non lascerà la Corte un paese senza legge elettorale, esattamente come ha fatto col Porcellum, quindi non è che non uscirà una legge elettorale dalla sentenza della Corte, attenzione, la Corte non cancella la legge elettorale. La Corte metterà dei paletti di costituzionalità, cioè questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare, però poi la legge naturalmente sì, ma resterà la legge, del Parlamento e non di un organismo. Resterà una legge, modificata dalla Corte, esattamente come col Porcellum. Col Porcellum è rimasta una legge elettorale proporzionale senza il premio di maggioranza e senza le liste bloccate e con la preferenza. Diciamo che al di là anche di questa disquisizione giuridica, poi di fatto la gran parte delle forze politiche in Parlamento è orientato a rimettere mano proprio al sistema, si parla di un sistema proporzionale con soglia di sbarramento, con un premio di maggioranza contenuto, insomma anche se voi voleste difficilmente si riuscirà ad essere così celeri nel percorso o no? Ma guardi, in Parlamento ci sembrano orientati primo a prendere tempo, secondo a trovare una legge elettorale che gli consenta di vincere contro la volontà popolare e quindi contro il Movimento 5 Stelle. Per questo noi diciamo che non è necessario dare a questo Paese esausto un altro anno di battaglie inutili in Parlamento su questa legge, andare a votare al più presto con quello che dice la Corte Costituzionale, che è soggetto terzo, neutro, non lo sappiamo adesso che cosa dirà, ma confidiamo ovviamente nella linea che la Corte Costituzionale ha tenuto fino adesso, è un organo di garanzia e quindi ci sembra assolutamente in questo momento un elemento che possa stabilizzare. Invece un anno di litigi sulla legge elettorale continui non porterà bene al nostro Paese, che ha bisogno di altro. Intanto appunto ci sono le difficoltà dell'Italia dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. L'Europa punta il dito, dice che il debito pubblico è abnorme e chiede un risparmio che equivale a 3 miliardi e mezzo di euro. Ci sarà una nuova manovra nonostante le smentite del governo? Ma il problema è questo: Renzi è come quel tale che ha banchettato al ristorante e poi al momento di pagare il conto si è dileguato, ha lasciato ovviamente Gentiloni a pagare, e tutti noi a pagare il conto di tutte le promesse non vere che ha fatto, e il conto l'ha presentato l'Europa, 3 miliardi e mezzo. Noi avevamo detto per tempo che tante delle cose che Renzi aveva promesso nella campagna referendaria durante tutto l'anno per accattivare il consenso non avevano un fondamento economico e che sarebbero state poi ovviamente oggetto di censura dall'Unione Europea. E così è stato. Adesso bisogna fare fronte a queste richieste. Ricordiamo, attenzione, che il nostro debito pubblico, dobbiamo distinguere, noi abbiamo un grosso debito pubblico per interessi.
quelli bisogna andare a colpire e poi bisogna andare a tagliare gli sprechi, non i servizi ai cittadini. Purtroppo questo governo, abbiamo già visto con le manovre, le ultime manovre economiche, va nella linea di quelli precedenti, tagli lineari, riduzione dei servizi ai cittadini e non degli sprechi. Per questo diciamo che abbiamo bisogno al più presto di un nuovo Parlamento e di un nuovo governo che possa finalmente affrontare questi nodi che sono importanti e che premono ai cittadini. Vediamo un attimo al Movimento 5 Stelle che, nonostante le difficoltà di questi mesi, comunque i sondaggi danno in vetta alle preferenze elettorali. Perché queste fibrillazioni interne al movimento e queste difficoltà a Roma, ma non solo, il dissenso interno, la polemica sulle sanzioni, le accuse di non essere in grado di governare? Allora, lei ha detto bene, malgrado quelle che secondo i giornali sono difficoltà, il consenso cresce, perché la verità è che non sono difficoltà. Il nostro è un movimento vero, quindi sempre magmatico, sempre in perenne discussione. Da noi si discute, come è giusto che sia, fra i cittadini, ci si confronta. Per quanto riguarda Roma, tutti hanno ben capito che l'eredità che ha raccolto il Movimento 5 Stelle è da paura, cioè sono 20 anni di malgoverno di Roma che certamente non potevano essere affrontati in pochi mesi, quando c'è da ripulire le macerie. Dopo, purtroppo, abbiamo ad esempio il terremoto, quello che resta dopo che si ripulisce le macerie, all'inizio non è che è una bella cosa, noi dobbiamo abituarci anche a questo, ci saranno macerie da spazzare, poi si potrà ricostruire, ma noi siamo nella prima fase, dobbiamo ripulire le macerie, non è piacevole, non sarà facile, si possono commettere errori, l'abbiamo riconosciuto, ma non, andiamo avanti, sosteniamo il nostro sindaco che farà del bene alla nostra bellissima capitale.